qui col sindaco Giuseppe Guida, allora col vice sindaco, ma tutto a posto. Siamo in un momento abbastanza positivo per il nostro paese, la bellezza, il Covid che sta rientrando in questo momento. Che cosa, diciamo, volete dire un po' ai vostri cittadini in questo periodo? Sicuramente per quanto riguarda la questione del Covid è un momento positivo, anche perché proprio stamattina ho avuto i risultati degli ultimi test, che sono stati gli ultimi tamponi che sono stati effettuati 2 giorni fa. Eravamo a 7 persone contagiate sul nostro territorio. Abbiamo avuto la guarigione di altri nostri concittadini, per cui siamo vicini, ecco, al numero zero di soggetti contagiati a Positano. Quindi questo ci fa ben sperare, il che però non significa che bisogna abbassare la guardia, anzi è proprio in questo momento invece che dobbiamo mantenere alta la guardia e continuare a rispettare quelle che sono le norme che conosciamo bene, che soprattutto quello del distanziamento e dell'uso della mascherina, proprio per evitare, ecco, una ripartenza del contagio. Questo ci fa ben sperare per questo periodo natalizio. Altrove anche le cose sono in miglioramento, però ci sono ancora delle situazioni che vanno tenute sotto controllo. Aspettiamo il DPCM del Consiglio dei Ministri per capire anche come affrontare queste feste natalizie. In base a quello ci organizzeremo con una serie di eventi che purtroppo quest'anno saranno sicuramente organizzati in maniera diversa, ma cerchiamo comunque di fare qualcosa, soprattutto per le categorie più colpite, in particolare per i nostri bambini, per i nostri anziani. Abbiamo organizzato la tombola online, che è stata una bella iniziativa della Croce Rossa, che ringrazio non solo per questa cosa, ma anche per tutto quello che stanno facendo in questo periodo per i nostri concittadini. Abbiamo organizzato anche queste sfilate delle 500, che saranno effettuate il 19 e il 22, dove, ecco, cercheremo di donare Una qualcosa ai cosa bella. bambini in questo senso È vero, prospettivo. Margherita, questo è un momento, diciamo, di gioia, di anche sarà. Sì, Cerchiamo un po' di dare un po' di gioia a questi colori, questa bella bellezza. però come ha detto appunto il sindaco, non bisogna abbassare la guardia, anche se sotto Natale è un po' difficile, comunque si tende a stare con i propri cari, con i propri affetti, però sappiamo che è un momento storico, quindi non dobbiamo abbassare la guardia. Lo dico, mando questo messaggio soprattutto a noi giovani, che magari si tende a sottovalutare la situazione. Purtroppo non è così, dobbiamo farlo per i nostri cari, per i nostri genitori, i nostri nonni, nipoti, fratelli, per tutti. E appunto aspettiamo il DPCM, vediamo un po' come gestire la situazione per Natale. E auguriamo a tutti serene e buone feste. Sicuramente, Grazie. certo.